pigiama party. Guardate qui, questo è il pigiama che ho scelto. E ovviamente l'ho pagato tantissimo. Però io posso permettermelo. Almeno sarò sicura che nessuno lo avrà. Hanno bussato alla porta. Vado a vedere chi è. Benvenuta! È qui la festa? Certo, questo è il pigiama party esclusivo di Dani. Che bello, non vedo l'ora. Dove si mangia, dove si mangia? Per prima cosa bisogna creare l'area pigiama party. E dopo penseremo a mangiare tutti gli stuzzichini e le caramelle più costose del mondo. Ah, ma quindi hai comprato tanta roba da mangiare, vero? Questo in realtà è il mio primo pigiama party. Non sono mai stato invitato da nessuna parte, non lo so. Però mi hanno detto che si mangia e si dorme e si gioca. Si nota che non hai mai fatto un pigiama party. Solitamente ai miei pigiama party tutti vengono vestiti con dei pigiami esclusivi. Ma d'accordo, solo io ovviamente sono quella più ricca e popolare. Dani, io immaginavo, infatti guarda cosa indosso. Sono le mie ciabatte squalo. Sono... Volevo dire bellissime. Che puzza! Che bello! Oggi ho invitato un sacco di amici al pigiama party. Però soltanto una persona alla fine verrà. Vabbè, fa niente. Io sono super intelligente, quindi ho organizzato tutto alla perfezione. Prego, prego, potete pure entrare. E qui il pigiama party? Sì, e qui il pigiama party. L'ho organizzato io tutto da solo. Ho fatto 3 ricerche su internet, quindi il mio sarà il miglior pigiama party che si sia mai visto. Ma questo sarà un pigiama party dove ascolteremo la musica oppure vedremo un film horror? Che cosa? La musica? Film horror? Allora, la musica, soltanto musica classica, perché le altre musiche fanno tutte schifo e invece i film horror fanno troppa paura. Ci vedremo un documentario. Un documentario? Certo, vieni pure. Oggi vedremo come migrano le gru. Ora capisco perché sono l'unica ad essere venuta a questo pigiama party del più secchione della classe. Presto, presto, siediti qui, siediti qui. Sì, noi staremo qui su questo tappeto. Ho calcolato che serve una morbidezza di 4,5 mm e questa è di 5 mm, quindi è anche più morbido di quello che serve. Ti piace? Ma è un semplice tappeto, non noto niente di strano. Voi non capisci niente. È super particolare e super preciso come piace a me. Comunque ti dico il programma della serata. Allora, adesso ci presenteremo parlando in spagnolo. Poi andremo a vedere il documentario che ti dicevo prima. Poi ho preparato gli stuzzichini salutisti. E poi giocheremo al gioco dell'indovina lo stato, in cui dovremo indovinare tutti gli stati del mondo, anche quelli più piccoli e sconosciuti. Poi ripasseremo per l'interrogazione di storia del mese prossimo. Infine faremo una gara di calcoli. Ah, pensavo una gara di canto. Di canto? Oh, che buona idea! Potremmo fare i calcoli e cantarli. 5 per 5 fa 25, 6 per 6, 36. Ah,
Bella idea! Prova tu! Io? 4x4 fa 16! 2x2 fa 4! Sì, brava! Ma adesso qualcosa di più complesso, tipo 12x12 fa! 12x12? Ascolta, io devo andare un secondo in bagno, tu aspettami qui, dopo continueremo questo gioco. Ah, certo, comunque è 144, vabbè, ma era facile. In realtà era una scusa, non devo andare in bagno, ma io un pigiama party più brutto di questo non l'ho mai fatto nella mia vita. Ciao, mia madre mi ha costretto a fare questo pigiama party inutile. Perché ti ha costretta a fare un pigiama party? Di solito sono divertenti, no? No, a me fanno vomitare. Mi ha detto che ho pochi amici, ma semplicemente perché io sono troppo simpatica per gli altri. Beh, simpatica, sei la bulletta della nostra classe. Come hai detto, scusa? Sì, sei troppo simpatica. Noi altri in classe ti adoriamo così tanto che proviamo a evitarti. Ecco appunto, e adesso muoviti, che è di là che dobbiamo stare. Veloce! Purtroppo in classe nessuno ci voleva venire al pigiama party della bulla Dani. Però abbiamo fatto una conta e ho perso io. Scusami Dani, ma dov'è che dovremmo metterci qui sul tappeto? Ma non hai una coperta? No, il tappeto andrà benissimo. Muoviti! Qua seduto! Sì, ma non maltrattare il povero peluche! Sì, lui ormai è abituato, guarda! Ok, l'importante è che lo fai a lui e non lo fai a me questa sera, ok? Piuttosto, cosa hai preparato per questo pigiama party? Ok che sei bulla, ma anche tu vuoi divertirti, no? Io non ho preparato niente perché dovevi essere tu a preparare qualcosa. Quindi dimmi un po', cosa hai preparato? Chi l'ha detto che dovevo preparare qualcosa? E ora cosa mi invento? Fammi divertire, altrimenti farai la fine di Grigio. La fine di Grigio? E chi è Grigio? Lui! Oh mamma! Questa qui è la mia coperta! Dovete sapere che l'ho comprata, anzi il mio maggiordomo l'ha comprata in un negozio esclusivo! E guardate, è davvero bella! E poi si abbina con il mio pigiama di Stitch! E tu invece? Che coperta ti sei portato? Mia mamma mi ha comprato la coperta dei supereroi! Guarda che bella che è! Guarda! Che cos'è questo? Un cartone! Ah, guarda! Un cartone animato! Iniziamo davvero bene questo pigiama party? Ok, è ancora più grossa. Qui c'è Spider-Man, qui c'è Hulk, qui c'è Capitan America, Iron Man. Qual è il tuo supereroe preferito? La mia supereroina preferita è Catwoman, perché ha quella tuta di pelle super carina e super fashion, proprio da ricca come me. Catwoman fa schifo, è meglio Spider-Man. Infatti devi sapere che ho una sorpresina per dopo. Sì, però la mia coperta va sopra perché è super costosa e preziosa, e poi è molto più bella. Non è più bella, è più bella la mia dei supereroi, non la tua, gne gne.
Allora sai che ti dico? Coccinelle, scrivete nei commenti secondo voi qual è la più bella, se questa mia di Stitch o la sua blu dei supereroi. Supereroi! Stitch! Supereroi! Stitch! Supereroi! E comunque, il mio outfit del pigiama party non finisce qui. Guarda... No. No, guarda qui. Cosa devo guardare? Per dormire ho scelto questa mascherina! Wow, è figa, ma con quella mascherina non potrai vedere il mio cuscino per dormire, Dani. Quale cuscino, scusami? Questo di Capitan America! Qui sì che faccio i sogni d'oro. Che figo! Supereroi! Stitch e Troll! Ah sì, allora aspetta che vado a prendere anche la super sorpresa. Io devo essere la migliore, sono quella più ricca e popolare, non può vincerla lui. Eccomi qui! Sei pronta per la sorpresona? Sì, vediamo quanto sarà brutta. 3, 2, 1, mascherina dei supereroi! Guarda, te l'ho detto, il mio preferito è Spider-Man. E infatti ho anche la mascherina di Spider-Man. Sei bruttissimo, è molto più bella la mia, anzi sai che ti dico? Adesso ti farò vedere come si dorme bene. Ragazzi, scrivete qui sotto nei commenti qual è la mascherina più bella. Robby, vieni qui. Sì, è arrivato il momento del documentario? No, no, voglio proporti una gara. Oh, una gara. Vediamo, vediamo. Ah, ho capito. Cosa hai capito? È la gara a chi si ricorda più molecole della chimica. No. H2O e l'acqua. Tocca a te. No, Robby, voglio proporti qualcosa di più divertente da pigiama party. Eh? E cosa, Dani, cosa? Guarda cosa ho qui! È una caramella super gigante! Una caramella super gigante? No, mi spiace, questo gioco non va bene, perché la caramella fa venire le carie. No, no, quelle sono stupidaggini. No. Ho letto una ricerca scientifica che lo dice, Dani. Uffa, ma io voglio giocarci, assolutamente, altrimenti me ne andrò dal tuo pigiama party. Che cosa? No, sei l'unica che è venuta. Ti prego, dai, ok, giochiamo, va bene, poi mi laverò i denti. Guarda qui quanto è lunga, la divideremo a metà e il primo che la finirà di mangiare vincerà la sfida. Ah, perfetto, ho capito il gioco. Allora, per dividere esattamente a metà, ho preso questo strumento professionale. Allora, dammi qui la gomma da masticare. Ok, allora, la metà precisa deve essere fatta secondo gli standard dell'Unione Europea. In questa maniera non potremo barare. Ma quali standard e standard? Ecco fatto. Semplice, l'ho divisa alla perfezione. Ma non è perfetto. No, 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 non posso giocare se non è perfetto. Ok, allora sto per andare via, ciao. No, 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 va bene, va bene. Va bene anche se non è perfetto. Sei pronto? Ok. 3, 2, 1, via. Non mi sento tanto intelligente a fare questa sfida. Non è super divertente. Oh, ti è caduta. No. Finito. Anche io ho finito. Ho finito prima io. Prima io. 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 Chi ha finito prima? Scrivetelo qui sotto nei commenti. È arrivato il momento di fare un gioco. Vieni con me lì. Questo pigiama party con la bulla è il peggiore di tutta quanta la mia vita. Speriamo almeno che non sia un gioco pericoloso.
Questo qui è un coccodrillo per veri duri. E bisogna cliccare il dente giusto, altrimenti se clicchi quello sbagliato... Dovremmo premere un dente alla volta, ma se premeremo quello sbagliato, il coccodrillo ci mangerà il dito. Oh no, è pericolosissimo! Non fare il solito fifone e vieni qui a giocare con il mio amato coccodrillo. Sì, ma questo non era un pigiama party? Certo, è un pigiama party molto divertente. Sì, ma cioè, se giochiamo su un tavolo non sembra un pigiama party. Dovremmo metterci su delle coperte, a terra, non sul tavolo. Qui le regole le decido io. Se non vuoi sederti su una sedia, puoi sederti a terra. Anzi, sai che ti dico? Siediti a terra. Non potevo starmi zitto. Non solo devo giocare col coccodrillo, ma devo anche giocare da terra. Dai, fifone, inizio io. Vai. Ma neanche li vedo bene i denti. Speriamo bene. Non avere paura. Ho un'idea. Adesso dovrai premerne due di denti. Due? Ma non è giusto. Tu ne hai premi soltanto uno e io devo premerne due. Sì, altrimenti ti morderò io. Allora premerò questo qui. Non mi mettere paura, però. Ne manca un altro che devo premere. Ma quale premo? Premerò questo qui. Non ci posso credere. Bravo coccodrillo, tu sì che sei il mio migliore amico. Dani, che c'è? Vieni qui, è arrivato il momento di mangiare. Allora, se si mangia, arrivo! Wow! Quanta roba! E quante caramelle ci sono, Dani! E poi, essendo il pigiama organizzato da me, non potevano mancare dei cupcake di Stitch! Questi qui sono i cupcake di Stitch e la sua fidanzata. Sì, però ovviamente ti ho pensato. Il mio maggiordomo ha preso questa ciotola di Spider-Man. Questa è la ciotola di Spider-Man originale, super rara. Ma dove l'hai trovata? Dai, Robby, non posso svelare i miei segreti. Quindi adesso iniziamo a mangiare. Robby, da cosa inizi a mangiare? D'accordo, Robby, inizierò senza di te, te lo dico. Cipolla? Non lo so, mi è venuto da dire cipolla. No, la cipolla non è da pigiama party di persone ricche. No. No, okay. Qui ci sono solo prelibatezze. Questi biscotti vengono da un biscottificio a Londra, esclusivo, e costano tantissimo. Wow, un biscottificio a Londra. Questi invece colorati sono fatti con una crema deliziosa fatta su una montagna più alta del mondo. Dani, ma questo qui è sembra un uovo. Sì, è una caramella esclusiva. Dani, mi passi gli M&M's? Sì, va bene. Ah, tu li vuoi? Certo, Robby, però quelli dorati sono i miei perché sono fatti con un oro preziosissimo scavato in una caverna sotterranea. Quindi questi non li puoi prendere. Wow. Dani, guarda lì, c'è una montagna del sud-ovest del Madagascar. Davvero? Dove? Voglio proprio assaggiarli questi qui, allora. Sono normalissimi, non sono loro. Non c'era nessuna montagna del Madagascar.
Ah, beh, mi sarò confuso, Ora basta giocare, è il momento di riposare un po'. In realtà, io attuerò uno dei miei scherzetti. Ok, però proprio qui su questo tappeto un po' sporco dobbiamo dormire. Io sarei allergico alla polvere. Come osi dire che il mio tappeto di casa mia è sporco? È pulitissimo. E adesso dormi. Io prenderò un cuscino. Tu non lo potrai avere. Come non posso avere neanche un cuscino? Ma qui ce ne sono tanti. Dai, posso prendere almeno questo? Sì, d'accordo, prendilo. Speriamo di riuscire a chiudere occhio questa notte. Dormire insieme alla bulla della mia classe. Chi lo avrebbe mai detto? Eppure sta diventando realtà. Su, dai, silenzio! Vieni a dormire. Adesso si dorme. La testa! Hai rubato il cuscino! Sì, stavo un po' scomoda. Buonanotte! Ma io come faccio senza cuscino? Non mi interessa. E prova ancora a parlare. E ti farò vedere cosa ti succede. 3 ore dopo. Adesso gli farò un bello scherzetto mentre dorme. Sarà divertentissimo. Sto facendo dei baffi super divertenti. Guardate quanto è brutto. Si arrabbierà tantissimo. Tornerò a dormire. La mattina dopo.